è morto questa notte nel carcere milanese di Opera, dove era detenuto da anni in regime di 41 bis il boss Luigi Vollaro, detto il Califfo, capo incontrastato della Camorra nell'area vesuviana. Era nato nel 1932 ed era stato uno dei protagonisti della guerra di Camorra, che aveva insanguinato la regione negli anni in cui si fronteggiavano la nuova Camorra organizzata di Raffaele Cutolo e la nuova famiglia. Il soprannome era dovuto al numero di figli avuto da diverse unioni nel corso degli anni. C'ero anch'io nel comando che assalì a Poggio Vallesana. Io con Michele Zagaria eravamo nella stessa automobile. Parola di Antonio Iovine, ex boss del clan dei Casalesi, ora pentito. L'ex capoclan ha dichiarato in aula nel tribunale di Santa Maria Capovetere che prese parte all'omicidio del fratello del boss Lorenzo Nuvoletta, Ciro, avvenuto nel 1984 nella tenuta dei Marano di Nuvoletta. Insieme Iovine stavolta tira in ballo anche Michele Zagaria, ma è accusato prima d'ora dell'omicidio di Ciro Nuvoletta, un fatto di sangue che rientra a pieno titolo nello scontro tra i clan mafiosi corleonesi, alleati dei Nuvoletta e i Casalesi. A Poggio Vallesana era stato deciso l'anno dopo l'omicidio del fratello del boss anche l'uccisione del giornalista Giancarlo Siani, durante una riunione alla quale parteciparono i Nuvoletta e i Gionta, loro alleati a Torre Annunziata. E la Procura di Torre Annunziata ha rafforzato la scorta del procuratore aggiunto Pierpaolo Filippelli, già sotto scorta perché oggetto di minacce negli anni scorsi. Filippelli da 2 settimane ha preso possesso del suo nuovo ufficio a Torre Annunziata, affiancando alla guida della Procura il capo Alessandro Pennasilico. A far salire il livello di guardia è stato un episodio dai contorni ancora non del tutto chiari. 2 notti fa il rogo di una Citroen C3 di un carabiniere residente in via Appia Scauri, in provincia di Latina, ha fatto scattare l'allarme. Secondo la ricostruzione dei vigili del fuoco, da quella vettura le fiamme si sono propagate ad una Renault Clio parcheggiata accanto, di proprietà della madre di Filippelli. Accanto alla loro auto è stata rinvenuta una bottiglia di plastica con liquido infiammabile, chiaro segno della matrice dolosa. Sul caso ora sono in corso indagini da parte dei carabinieri. Di giorno non ci sono più ambulanze del 118 davanti all'ospedale Incurabili in Piazza del Gesù e a Corso Europa. Di notte mancano gli Incurabili a Miano e a Pietravalle. Chiusi anche i 3 punti di primo soccorso a Pianura, al San Gennaro e alla Scalesi. La conseguenza è che gli ammalati con diagnosi meno gravi rischiano di aspettare anche ore per i pronto soccorsi. In tempi di attesa quindi si allungano per l'intera città. E l'emergenza nell'emergenza, perché gli effetti della normativa europea sui turni di lavoro che si abbattono anche sul 118, imponendo una riduzione del servizio. Il responsabile della centrale operativa del 118, Giuseppe Galano, ha denunciato la situazione al prefetto e alla regione. Il direttore dell'autoparco del 118 invece parla di una riorganizzazione in base alle risorse. Il Comune di Napoli ha disposto per domani, venerdì 4 dicembre, su tutto il territorio cittadino il prolungamento del divieto di circolazione già esistente dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30 in tutta la città e dalle 16.30 alle 20. Lo si è appreso da una nota del Comune di Napoli. Lo scopo è quello di contrastare il fenomeno dell'inquinamento atmosferico. Rifiutata dalla scuola perché mancano gli insegnanti di sostegno da affiancarle. È la denuncia che fa una mamma di una quindicenne, una ragazza di nome Mara, cieca dalla nascita. Mara, che da grande vuole fare l'insegnante di sostegno, frequentava un liceo di Napoli che distava troppo da casa e così i genitori hanno deciso di cambiare scuola, optando per il Matilde Serao di Pomigliano d'Arco. Ma dalla scuola, spiega la donna, hanno risposto che non c'è possibilità di richiedere insegnanti di sostegno. Furto sacrilego nella canonica e nella sagrestia della chiesa di Santa Maria di Costantinopoli a Castel San Giorgio nel Salernitano. I ladri sono entrati in azione nella casa vicino alla chiesa della frazione Aiello, portati via oro, ex voto ed altri preziosi. Il furto è avvenuto anche nella stessa sagrestia, durante la messa vespertina, con il sacerdote e i fedeli impegnati nel seguire le varie parti della celebrazione eucaristica. Si indaga per stabilire anche altre connessioni con precedenti colpi commessi proprio nella zona. Bene, è tutto per questa edizione. Grazie per essere stati con noi. Come di consueto, prossimo appuntamento tra un'ora circa, più tardi.